Partita pazzesca allo Stadium, la Fiorentina schianta la Juventus, finisce 3-0 a Torino, una partita che definire pazzesca, clamorosa, è veramente dire poco. Show de Viola veramente Biraghi strepitoso, ma anche Ribéry un campione pazzesco, ha fatto quel passaggio in quell'assist per Vlahovic che è un capolavoro che sarebbe valso il prezzo del biglietto. Una Fiorentina così bella mai vista quest'anno, ma non ne ricordo una così bella neanche gli ultimi 2 anni, diciamo da dopo l'addio di Pioli, non ricordo una Fiorentina così bella, una Fiorentina pazzesca, pazzesca veramente. 3-0 per i Viola, la decidono un po' tutti, la decide il gol di Vlahovic, ma anche l'autogol di Alexandro e la rete nel finale dell'ex Casers. Tanti ex oggi tra le file della Juve, Chiesa, Bernardeschi, Cuadrado, tutti e tre ci hanno provato. Cuadrado è stato anche espulso, ma nessuno è riuscito a segnare. Pensando un po', ci è riuscito Casers, l'ex meno atteso. Comunque, Prandelli, dopo questa partita, sicuramente mangerà il panettone tranquillissimo. Si parlava di un possibile ritorno o di Montella o di Iachini, ma Prandelli rimane al 100% dopo questa vittoria. Tanti episodi arbitrali, il rosso di Cuadrado che per me è nettissimo. Poi il non rigore dato alla Juve, o meglio il possibile rigore non dato alla Juve per fallo su Ronaldo, il possibile rigore non dato alla Juve per fallo su Bernardeschi e il secondo giallo non dato comunque a Borja Valero. Tre episodi dubbi, tre episodi sicuramente dubbi. Sui due rigori sicuramente l'arbitro poteva andare a rivedere al monitor la situazione di persona. Comunque ragazzi, Juve che oggi non ha giocato benissimo, sicuramente qualche occasione è stata creata, ma veramente troppe poche occasioni per pensare di fare male. Dragowski ha fatto qualche bella parata, ma niente di eccezionale. La Juve oggi ha sofferto moltissimo i contropiedi di Viola e il gol di Vlahovic e il rosso di Cuadrado hanno comunque fatto andare la gara in discesa per la Viola, che comunque si è ritrovata a potersi difendere e a dover solo ripartire ogni tanto in contropiede, cosa che per chi deve giocare in difesa è veramente una manna dal cielo. Quindi la Fiorentina comunque ha giocato molto molto bene, mi è piaciuto il primo tempo, l'interpretazione che Prandelli ha scelto di dare alla partita per me è stata perfetta. All'inizio partenza lampo, partenza con il botto che ha sorpreso la Juve e ha fatto subito andare la Fiorentina sull'1-0. Bellissimo l'assist in contropiede di Ribéry e bello anche lo scavetto di Vlahovic a superare Szczęsny. Poi assetto difensivo, quindi tutti dietro a cercare di difendere e intanto i minuti passavano. Rosso di Cuadrado, eccetera, eccetera, episodi arbitrali, però intanto la Fiorentina ha retto, ha comunque tenuto botta. Secondo tempo, sempre assetto difensivo con qualche contropiede, contropiede, gol della Fiorentina 2-0, o meglio autogol della Juve 2-0 per la Fiorentina e tutti a casa. E poi dopo 2 minuti pure il 3-0 che sigilla il match con Caceres, una partita veramente pazzesca. Adesso la Fiorentina si allontana anche un po' dalla zona più calda della classifica, vince e finalmente può respirare, ci serviva proprio e serviva proprio alla Fiorentina questa tregua natalizia, questa tregua di Natale per respirare un po', per rilassarsi, perché ovviamente una sconfitta oggi era da mettere in preventivo. Però ragazzi, comunque perdere ancora, chissà, sarebbe potuto anche costare qualcosa a Prandelli. Invece ragazzi, Prandelli vince e adesso si può veramente rilassare. Vittoria convincente, Fiorentina che vince e convince allo Stadium, fa una gara clamorosa, veramente clamorosa. Chapeau per Prandelli che oggi l'ha preparata, devo dire, alla perfezione. Pirlo e la sua Juve perdono, non devono perdere la testa ora, devono rimanere comunque con i piedi per terra, però è sicuramente una sconfitta pesante, perché comunque perdere 1-0 con la Fiorentina secondo me non ci deve stare, però uno lo può accettare. Perdere 3-0 è una bella batosta. Il video è finito, vi ringrazio per averlo visto, vi ricordo che sarei molto molto contento se lasciaste un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale. Ciao a tutti!